al termine di un'intensa partita contro la prima della classe, la Fiorentina Basket porta a casa questa vittoria che vale 2 punti, ma forse vale anche altro nella testa dei giocatori, nella testa di Andrea Nicolai. Siamo qui con Antonio Fagotti, general manager della All Foods Fiorentina Basket. Antonio, cosa significa questa vittoria per la squadra e anche per la città? Allora, significa che quando ci prefiggiamo un obiettivo cerchiamo di raggiungerlo in tutti i modi. Significa che siamo 2 punti più vicini al raggiungimento dei playoff e permettetemi un grosso ringraziamento e un grosso complimenti ad Andrea Nicolai, che ha creduto in questo progetto, lo ha fatto suo, ha dato una importante impronta e ha messo davvero tutto quello che c'era da mettere, quello che mancava, e ha creato un connubio fra presidente, dirigenza, squadra, società e tutto quanto in modo tale da raggiungere questi obiettivi. Ripeto, è una importante vittoria per il morale, ma sono 2 punti in classifica che ci avvicinano al nostro obiettivo. Noi domenica prossima giochiamo con una diretta concorrente per i playoff e dobbiamo mantenere questo spirito. La prossima in casa sarà il 7 febbraio, un infrasettimanale alle 21:15. Chiaramente voi sperate nel pubblico delle grandi occasioni come oggi, non so se il pubblico risponderà come ha risposto alla grande oggi, dopo una enorme strategia comunicativa sui social e anche la presenza in radio, a Controradio, della Fiorentina Basket. Cosa ti aspetti da qui alla fine e cosa farete per cercare di attrarre più persone possibili al palazzetto? Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutto il pubblico che è intervenuto stasera, perché rendere così piena San Marcellino durante una gara di regular season è davvero molto molto un grandissimo risultato. Faccio anche complimenti a tutto lo staff che partecipa, da Omero Cambi a Sean Alari a Vittorio Buzzalla, che con l'aiuto di Michele Pierguidi e anche di Alessandro Maggi e Michele Fortiparri hanno reso possibile tutto questo palazzetto in questo modo, che ha sostenuto la squadra. Firenze deve, spero che percepisca il fatto che per noi ora sono tutte finali che ci conducono al raggiungimento, ai playoff, e quindi questo è lo spettacolo che siamo in grado di offrire. Le strategie sono quelle che abbiamo usato adesso, dall'importante collaborazione con Controradio alle altre radio che ci seguono, ai nostri social media, l'importante intervento stasera di un nuovo sponsor, il Popingo, e sicuramente anche con l'università, la Kent State University. Sono tutte cose che fanno parte di un percorso di crescita di questa società, che non dimentichiamolo, 2 anni e mezzo fa ha cominciato in sordina, in punta di piedi, e ora riesce a creare questo tipo di spettacolo.